You ass! Come here, ass! Però no, quando vedevamo le immagini dell'Afghanistan con i talebani che riprendono il dominio, noi le guardavamo anche con un certo distacco del tipo noi non saremmo mai capaci di simili atrocità, noi siamo gli italiani, la pasta, il mandolino, la pizza, la tavola, la famiglia, non saremmo mai capaci di simili atrocità. Siamo sicuri? Perché vi ricordo che l'Italia è il paese in cui è nata la corrida e non quella dei tori, il programma televisivo, che è ancora peggio. Perché questo è quello che tutti noi facciamo collettivamente con la corrida. Noi prendiamo dei teneri teneri vecchietti, forse la generazione che ha sofferto di più, hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, hanno visto i loro amici morirgli fra le braccia, poi sono tornati in Italia, rinascita economica, si sono caricati il paese sul groppone lavorando 15 ore al giorno, vivendo in appartamenti di un metro per un metro in 5 persone, e poi arrivano al tramonto della loro esistenza e dicono ma io secondo me so cantare. Perché non darmi questi... Non donarmi questi 5 minuti di celebrità? Cosa può succedere? Che male c'è? Gente davanti con i campanacci. Mettiamo gente davanti con i campanacci. Negli altri talent, uno non è bravo? No, basta. No, io voglio dirgli che non è bravo e sgretolargli l'anima, non posso. A X Factor ci vanno i 18enni e quando Fedez gli dice di no, piangono. E hanno tutta la vita davanti per recuperare, per riscattarsi. Questi vanno alla corrida e poi muoiono. È una cosa terribile. Però sì, noi abbiamo lasciato l'Afghanistan ai talebani perché ci avevano detto il vostro intervento è finito e ci fidiamo di voi, siamo effettivamente cambiati, siamo praticamente occidentali. Io qui ho la lista delle cose che i talebani hanno detto ai militari occidentali per convincerli di questo e del loro cambiamento. Siccome è una lista, io mi sono dimenticato di chiederla alla produzione un rullo di tamburi, potreste farlo battendo i piedi? Perfetto, perfetto. Ve lo chiamo così e poi... Prima cosa che i talebani hanno detto ai militari occidentali per convincerli che avevano effettivamente svolto il loro lavoro ed erano cambiati. Chiederemo alla gente di fare una cosa stupida, tipo, non so, battere i piedi simulando un rullo di tamburi. Uccideremo coloro i quali saranno così stupidi da farlo e violenteremo le loro donne. Seconda cosa che hanno detto. Non uccideremo più per motivi religiosi, è follia. Ci limiteremo a uccidere quelli dello scorpione. Terza cosa che i talebani hanno detto ai militari occidentali per convincerli che li avevano effettivamente cambiati. Reagiremo alla fine del nostro dominio in Afghanistan come le donne occidentali reagiscono alla fine di una relazione. Ci faremo i capelli a caschetto e avremo la sensazione di essere diventate delle persone completamente diverse. Le nostre amiche ci diranno ma sei pazza, però stai benissimo. Lo so, calcola che io li ho sempre portati lunghi, quando ero piccola addirittura mi arrivavano al sedere, però ho sentito il bisogno di cambiare, di voltare pagina, perché dopo quello che è successo con Marco un po' me lo merito. Nella vita io ho sofferto tanto, ho sempre pensato agli altri, senza prendermi mai un momento per me. Beh, quel momento è arrivato, non mi fraintendere, nonostante questo cambio di look resto la Federica di sempre, però lo sono con una consapevolezza diversa, la consapevolezza di non avere bisogno di nessuno per essere felice, la consapevolezza che mi basto io. Quarta cosa che hanno detto ai militari occidentali. Condivideremo con voi occidentali l'incredibile difficoltà insita nell'obbligo sociale di dover fare dei complimenti sull'aspetto fisico alle donne incinte, stando però molto attenti a non dare l'impressione di esserne attratti sessualmente, perché quelli che lo sono sono considerati dei pervertiti, ancora peggio di quelli a cui piacciono i piedi. Pertanto consigliamo l'uso di aggettivi quali radiosa, incantevole e o florida. Quinta cosa che hanno detto ai militari occidentali. Svilupperemo, fin dai primi anni del liceo, un'insensata fascinazione per la posizione sessuale chiamata 69. Diventerà la nostra ossessione e cresceremo con il sogno di provarla. Ci scherzeremo su ogni giorno. Per le nostre professoresse diventerà impossibile dire andate a pagina 69 senza sentire... Questo numero ci susciterà ilarità anche quando saremo fin troppo grandi per trovarla ancora divertente. Il fatto che a Milano uno dei numeri per chiamare un taxi sia 0269 69 diventerà fonte di grande intrattenimento nelle nostre serate. Poi
Poi finalmente avvereremo il nostro sogno. La proveremo e giungeremo alla consapevolezza che... Aspetta, ma ho il naso nel culo di un'altra persona. Ma sarà troppo tardi. L'ossessione per quella posizione sarà ormai così tanto parte integrante della nostra cultura che continueremo a proporla alle ragazze, convinti che a loro piaccia. E loro continueranno a proporla, convinte che piaccia a noi. Sarà la loro arma segreta nel sexting e noi sentiremo il bisogno di rispondere «Cazzo, mi fa impazzire!» E ci troveremo di nuovo a farla, sdraiati sul letto, con la ragazza che amiamo costretta a salirci sopra e a fare tutti quegli umilianti piccoli aggiustamenti per stare comode e arrivare all'altezza giusta. A volte, nell'atto di salirci sopra, ci tirerà una ginocchiata sul naso. Ma questo non ci fermerà. E quando andremo a mettere il nostro naso tumefatto tra le sue natiche, come ogni volta, ci domanderemo perché. E questa è l'ultima, questo è quello che hanno detto direttamente ai militari italiani per convincerli che li avevano effettivamente cambiati, li avevano resi occidentali, quasi italiani. D'ora in poi, quando sgozzeremo un eretico, lo faremo dicendo «E zicchete zacchete!» Grazie!